Marcello Villani, prego. Buongiorno mister, Livorno, arriva a Livorno, insomma questa volta siamo davvero al dentro fuori, nel senso bisogna vincere come bisogna vincere sempre, ma in questa partita più che in altre, credo. Sì, no, è una partita importante per noi, dobbiamo cercare di fare una grande partita e di portare a casa un risultato importante. Sono arrivati due nuovi giocatori, almeno penso stanno per arrivare, saranno già a disposizione per domani, Liguori e Patrizio Masini, oppure no? No, stiamo aspettando l'ufficialità inerente alla parte burocratica. Ok, ci saranno dunque novità importanti, informazioni o andiamo sulla falsa riga delle ultime due partite? Vabbè, calcolando ci saranno tre partite una settimana toste, qualcosa si può optare nel cambio, però ho quasi tutto a disposizione, quindi ho una vasta scelta. Matteo Bonaccina, prego. Ok, mister, arrivate da un periodo così, diciamo, comunque nelle ultime 15 partite avete avuto un rendimento da sotto zona playoff, che insomma è l'obiettivo minimo che credo vi siate fissati quest'anno. Di conseguenza, questi 19 punti, al di là del rendimento esterno, come si può migliorare nelle prossime 15 partite? Prendiamo lo stesso macro periodo. Per raggiungere le zone un po' più alte della classifica che secondo me poi potete insomma andare a prendere. No, dobbiamo pensare partita dopo partita e poi arrivate alle 15 tireremo le somme, perché non c'è tempo di pensare alle 15, Matteo, abbiamo partito ogni 3 giorni, quindi dobbiamo essere lucidi, concentrati e saper soprattutto recuperare le energie mentali, perché incontreremo campi comunque pesanti, squadre toste, quindi dobbiamo pensare partita per partita e non fare programmi a lungo termine, perché alla fine poi o ci rimani male oppure vedi se hai fatto meglio e le determinano le partite che tu vai a disputare una dopo l'altra. Quindi domani abbiamo il Livorno, pensiamo a Livorno. Proprio il Livorno, mister, la squadra che è in rimaneggiamento praticamente da quando è iniziata questa stagione, diciamo che praticamente tutti i migliori sono andati via, tranne Bracken fondamentalmente, poi anche Mazzio è in uscita, Baldan doveva arrivare, non è arrivato, hanno preso Mazzarani, si parla di Evans, insomma come si preparano queste gare contro squadre che né moralmente e né fondamentalmente neanche a livello tattico si possono come dire, studiare fino all'ultimo giorno, perché sono veramente dei cantieri aperti perenni. Sì, calcolando che loro l'ultimo hanno vinta con l'Albino Leff e l'hanno vinta pure bene. È vero che il mister dal canto non ha una rosa ampissima in questo momento, però è pure vero che quelli che c'ha sono bravi. Noi dobbiamo fare una partita mentalmente concentrata, soprattutto nel non avere cali di tensione, perché comunque sono giocatori quelli che sono rimasti, e lo stesso Mazzarani che è arrivato con grandi motivazioni, sicuramente sono giocatori bravi. E noi dobbiamo fare una partita attenta, una partita agonisticamente molto forte. Fiorenzo Radogna, prego. Sì, buongiorno mister. Le referenze che arrivano da Livorno parlano di un Livorno, almeno se ho capito bene, che gioca con un 4-4-2, quindi ci si potrebbe attendere una squadra che concede pochi spazi. L'Ecco di solito con le squadre che concedono pochi spazi ha palesato qualche difficoltà, viceversa ha giocato quasi sempre bene con squadre che giocano avanti. Che tipo di gara si attende per questa ragione? Vedendo anche l'ultima, è partita sempre 4-4-2, poi dopo 10 minuti ha fatto il 3-5-2, quindi è una squadra che in base, secondo me, alla numerazione che ha il mister a disposizione, adatterà il modulo. Non è detto che farà il 4-4-2, lo ha provato, lo ha fatto anche con la, se non mi sbaglio, con la Pro Sesto e con l'Albino Leff, è partita così, poi ha cambiato 3-5-2. Io credo che il mister dal canto c'è da fare, colgo l'occasione per fargli i complimenti, perché non è facile adattare una rosa non ampissima con tutte le difficoltà. Però ripeto, tatticamente, come ha detto Matteo, non è facile da interpretare, perché in base agli uomini, può essere pure magari oggi arrivano due o tre acquisti, è tutto da vedere.
perché comunque si parla comunque di 5-6 acquisti, si parla della filiazione, quindi può essere pure che magari oggi chiudono 2-3 giocatori e il mister dal canto li porterà qui a Lecco. Quindi dobbiamo stare attenti, al di là del modulo dobbiamo fare una partita rispetto alle altre più concentrata, cercare di sbagliare meno, perché poi, ripeto, io ho visto la partita contro l'Albino Leffe e il Livorno, se sbagli comunque ha dei giocatori che possono determinare. Assolutamente, arriva con ottime referenze questo ragazzino del 2001, potrebbe arrivare, starebbe per arrivare, questo ragazzino del Genoa, che è un interno di centrocampo, almeno ha giocato a San Benedetto da titolare come interno di centrocampo. Anche come quinto. Eventualmente fosse tesserato già oggi, potrebbe magari vedere una luce in campo. Ma sì, noi abbiamo optato per prendere Liguori, per prendere Masini, perché d'accordo anche con l'idea anche del press, era quella di, tra virgolette, ringiovanire un po' e cercare di puntare su giocatori giovani che ci possono dare una mano, anche per la distribuzione del minutaggio, perché noi facciamo minutaggio e lo facciamo con piacere, e quindi abbiamo cercato di togliere qualche over e mettere dentro qualche giocatore giovane. Ha delle referenze buone, viene da una scuola importante che è il Genoa. Speriamo che possa arrivare il transfert, l'ok dalla federazione, sia per quanto riguarda lui e per quanto riguarda Liguori, e perché no, anche perché nella distribuzione dei 90 minuti e soprattutto nel fare minutaggio, per me è un cambio importante, perché lui può fare l'interno nel 3-5-2 o nel 4-3-3, e quindi mi favorisce anche il cambio non per forza in difesa, ma lo posso fare dal centrocampo in poi, il cambio dell'under. E quindi, ma al di là di quello, è un giocatore che ha veramente, me ne hanno parlato bene, sia sotto il profilo professionale che sotto il profilo calcistico. Grazie. Marcello, hai un'altra domanda? Sì, volevo sapere come ha vissuto queste ultime due settimane con, insomma, questa pressione che si è concentrata soprattutto su di te, insomma. Le pressioni fanno parte del calcio, guai non avere pressioni, come ha detto ieri Gattuso dopo la partita in Coppa Italia, che lui è un sanguigno per eccellenza, le pressioni a me stimolano. Matteo, hai un'altra domanda? Sì, un paio, a dir la verità. Mister, tu hai toccato un argomento che, scusa, magari io posso essere fissato, tra virgolette, giustamente hai fatto hai usato il termine del ringiovanimento, ampliare magari l'utilizzo degli under per questioni di minotaggio. Hai tu tre giocatori in rosa, due non hanno mai giocato come Porru e Raggio, e uno come Idara ha fatto qualche minuto. Girone di ritorno, magari questi giovani si tendono a vederli più nel girone di ritorno, arriverà la loro chance. Devi vivere il giornaliero dei ragazzi, io non metterò mai i ragazzi per bruciarli, perché ricordiamoci che Capoferri nel 2001 ha sempre giocato titolare perché lo reputo pronto. Se gli altri non li reputo pronti per affrontare un campionato di Lega Pro in questa piazza, ad alcuni li fai diventare giocatori perché nel DNA sono pronti a livello anche caratteriale, ad alcuni gli fai male. Siccome ho sentito Porru, terzino destro, devi vivere il giornaliero per capire se un giocatore è in grado di fare il terzino a Lecco con una squadra che ambisce a fare i playoff, perché altrimenti io Capoferri non lo faccio giocare, Nesta non lo faccio giocare, Nannini non lo faccio giocare, Masini ha fatto 14 partite a San Benedetto in una piazza molto calda dove ci sono tante pressioni. Significa che il ragazzo caratterialmente è pronto. Bisogna vivere anche il carattere dei ragazzi e lo svezzamento dei ragazzi. Quindi se io reputo un giovane pronto, per me è più bello far giocare un giovane che far giocare uno, tra virgolette, un over. Ma anche perché per una questione anche di prestigio, se parliamo egoisticamente parlando. Quindi io in questo momento Porru non l'ho fatto giocare perché caratterialmente non l'ho reputato pronto. Non perché il ragazzo non sia bravo, ma perché giocare all'Ecco comunque ci vuole pure una certa, bisogna avere l'attitudine nel giocare in certe piazze che hanno una pressione importante. Ok, prego con l'ultima domanda. Non so se hai letto ciò che ha scritto Danna, insomma, ieri sera, che poi ho riportato su sua autorizzazione. Oltre a non aver citato te, il direttore Fracchiolla comunque ha detto di non essere stato trattato bene dal punto di vista umano quest'anno, e se, insomma, se di rispondere, di spiegarci
cosa può averlo spinto a, a scrivere queste cose. Ma te ti faccio una domanda io a te. Ma voi pensate che il rapporto umano è com'è? Perché se la domanda me no, la... No, no, dico, non, non lo so, non lo so. Io a Simone... Tu l'hai vissuto tutti i giorni, quindi magari ci sai... Io posso parlare di quello che provo io per Simone. Io dico che a Simone gli ho sempre voluto bene e gli vorrò sempre bene. Al di là di quello che può scrivere un ragazzo che ha dato tanto per questa piazza, ti ho dato le motivazioni del perché alcune scelte, le ho date prima, ma a livello umano io a Simone gli vorrò veramente sempre bene, perché comunque mi ha dato sempre tutto. Posso dire delle mie emozioni e del mio sentimento che provo per lui. Grazie mille. Grazie. Complimenti per la risposta, mister. No, no, ma è quello che sento veramente. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Grazie, altrettanto.